ragazzi e benvenuti a questa nuova esplorazione. Qua sembra ci sia una stradina. Fantastico. Allora, Beppe sta dicendo, amici, che c'è un video. Adesso ci sono questi punti che sono sempre un po' delicati da superare. Oggi, tra l'altro, amici, abbiamo anche il medico della nostra spedizione punitiva, ovvero il buon Cuso. Che non vedevate tra l'altro da parecchio tempo, grande Cuso. Non so dove andare. Sì, vero? Cioè, io pensavo fosse molto più vicina. Cioè, ci stiamo addentrando in questo bosco infinito. Allora, forse lì c'è una prima struttura. Andiamo qua dentro? Sì, direi. Procediamo con molta cautela. Che c'è? Ma ragazzi, bisogna farsi spazio tra la natura, come potete vedere. E anche tra i rami che... sempre in agguato. Tra l'altro, ragazzi, se oggi va bene, vi portiamo in un posto veramente incredibile. Infatti speriamo di riuscire ad entrare. Mamma mia. Ok, eccoci qua. Cos'hai trovato, Beppe? Poi c'è un lavandino enorme, tipo con due tubi. Sì. Dell'acqua. È un pozzo tipo. Sì, ma arriva da questo muro. Assurdo. Strano. Boh, magari... è curioso che ce ne siano due così. Sì, magari era acqua fredda, acqua calda. Oppure addirittura, se non avevano ancora queste tecnologie, uno l'attaccavano a una canna e l'altro era fisso qua. Mi viene da pensare, anche perché c'è comunque l'adattatore per la canna dell'acqua. Ragazzi, mi è già stato... c'è già il fiatone. Procediamo, ragazzi. Qua è tutto libero. Sì, sì. Oh, vedo un tetto. Eccola qua, amici. Ci siamo. Ridendo e scherzando... siamo arrivati a quella che spero che sia la nostra prima esplorazione figa di oggi. Eccoci qua. Tra l'altro il terreno non sembra, amici, ma è fastidioso perché si rischia veramente di cadere. Sono liane a terra. C'è una porta aperta che ci sta dicendo di entrare. Sì. Lì vedo altre cose fuori, no? Strana. Però è veramente gigantesca. Vogliamo guardarci un attimo qua sotto prima di entrare? Sono d'accordo, sì, visitiamo prima tutto l'esterno. È enorme! Sì, enorme, è veramente gigante. Come casa. Wow. Allora, procediamo di qua e vediamo che cosa troviamo. Cavolo, Matt, qua c'era spazio per le tue amate auto. Sì, questo era un parcheggio a tutti gli effetti, sicuro come l'ora. Tra l'altro lì abbiamo delle piastrelle che non sono mai state usate, probabilmente erano di scorta. Ma anche qua, ah, questa qua era quella per imbottigliare i vini, cioè le bottiglie. Carino. E qua, questo invece mi sa, anche questo penso faccia parte del mondo dei vini, ma non sono così esperto da capire effettivamente. Ma perché avevano dei pacchi di Mr. Day al cioccolato così? È vero. Cioè compravano all'ingrosso. Può essere, magari erano benestanti e potevano permetterselo, gli piaceva in maniera molto particolare. Bello. Perfetto, ragazzi, troviamo un accesso per andare a vedere la casa al suo interno. Tra l'altro il tetto, così. Guarda com'è messo, questo viene giù, eh? Sì. Hai visto là? Cioè il legno è completamente curvo. Sì. Fa paura sta cosa. Sono contento, amici, perché stiamo già trovando le prime cose, ma sono molto curioso di vedere l'interno di questa casa. Ho già ricevuto un piccolo spoiler dal buon Giulio, che salutiamo. Tra l'altro quello che si intravede da questa porta aperta è molto interessante, ma vi vogliamo far entrare in questo luogo dall'ingresso principale. Tra l'altro oggi c'è un sole bellissimo. Ok, proviamo a fare il giro. Quindi andiamo qua? Sì. Guardate effettivamente, amici, da quanti anni comunque il giardino è abbandonato. Cioè... è clamoroso se ci pensate. È tipo giumangesco. Ok. Wow. Super Cuso, grandissimo. Matt. Ehi, che c'è? Il Super Santos. Il Super Santos. Cioè questo sai dove lo tiravi ma non sai dove andava a finire. E non sai come ti tornava se entrava in un'altra proprietà soprattutto. Occhio. Ho visto una liana praticamente. Oh. Allora. Okay. Guarda qua. Ci siamo? Ah, qua c'è un altro ingresso e non sappiamo se essere quello ufficiale. Questi sono i sotterranei. Dopo andiamo qua giù. Dunque, sì, dopo Cuso ci guiderà qua sotto. Ragazzi, oggi le scale sono agibili e noi andremo giù. Ok, amici, io penso che ci siamo e siamo arrivati nella parte frontale. Poi ci sono delle finestre aperte e si intravede poco dentro, però si vede che già c'è un album fotografico. No, ragazzi, ma che casa è tra l'altro? Ma è clamorosa, sembra bellissima. Ragazzi, voi dove siete? Ciao.
L'esploratore? Ah, ok. Beppe, piacere. Piacere. Piacere, Federico. Ciao, Marco. Infatti ho detto, no, dai, è possibile ci vive qualcuno. Ciao, Mattia, molto piacere. Piacere. Molto piacere, super. Sei quello solo? Bene, bene, ci siamo... Ah, ma dai, mica, che coglioni, non andrò solo. Sì, sì. No, allora, solitamente sono con qualcuno. Ma dove hai parcheggiato? Sto posto in paese prima di questo campo qua in mezzo dall'altra parte. Top. E solitamente sono con qualcuno, ma a volte vado anche da solo. Ci sono i cinghiali? No, non li ho beccati. La brutta notizia è che si sono portati via il levriero. No, c'era il levriero di marmo da vedere, no. Però dentro è fatta bene. Ho visto solo questo piano qui. E infatti il piano di sopra sempre top, top. Sì, no, a noi basta che sia bella in generale. Ho visto partire un uccello da là, mi ha ricordato il gufo. Sì. Una volta siamo arrivati in una villa, è andato via un gufo, ma sembra quello di Harry Potter gigantesco. Allora, ragazzi, si è unito un nuovo esploratore a questa esplorazione, quindi super bello. Siamo diventati in quattro in un secondo e ora entriamo dentro la villa. Vediamo cosa c'è. Wow. Ci siamo. Questo è il momento in cui esigo la mascherina, bravissimo. Guardate, un raro caso di Beppe che usa la mascherina. Sto imparando a usarla da poco. Perfetto ragazzi, questo è tutto quello che stiamo trovando adesso che siamo entrati. Di lì c'è un'altra stanza che sembra super interessante. Il nostro Kuzu ha appena vissuto l'esperienza di trovare un altro esploratore durante un'esplorazione. Ma... ti sei un po' spaventato, Kuzu? Ma più che altro perché sta voce profonda faccio, ragazzi. Ho preso un colpo, ti giuro. Ok amici, adesso cerchiamo di scoprire un po' tutte le stanze di questo fantastico posto. È appena entrato un altro esploratore, quindi siamo sicuri che oggi sarà una giornata veramente in compagnia. E niente, comunque devo dire ragazzi che ci ha già sorpreso tantissimo, perché è veramente incredibile questa sala, è assurda. Ragazzi, prova della verità, guardiamo che cosa c'è qui dentro. Molto curioso. Non ci avevo neanche pensato, sai? È perché non lo facciamo mai, però... Sai che io non sono un curiosone. Sarà un tutto poragno. Oh, sono... cos'è? Coperti? Cuscini. Oh, ma la bellezza di sto marmo. Sì, vero? Che tra l'altro abbiamo già dato una sbirciata nell'altra sala ed è dello stesso marmo. Evidentemente quindi... l'hanno preso in blocco, ci hanno fatto tutte le decorazioni, magari anche il piano di sopra, c'è qualcosa di carino. Tra l'altro non vedo l'ora di vedere che cosa si vede da quelle vetrate. Sono incredibili. Cavolo, sono enormi, sì. Sì, sì. Però non penso di averle mai trovate in un luogo abbandonato. Madonna! No, questo è Spider-Man. Fa salire un po' l'ansia, Beppe, vero? Di tutto questo, il ragno, sì. Sì, 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 è spaventoso. Cioè, io ho paura dei ragni e non ho paura di dirlo, ma cioè, quello è grosso. È una paura condivisa. E devi ammettere che sono migliorato, passo attraverso le porte con le ragnatele, ti passo vicino, cioè, ma quello è sopra. Sì, 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 quello se ti cade in testa ti ammazza, cioè, mi fa un DDT sulla sedia. Guardate qua, tra l'altro amici, ci sono tutti i bicchieri, ma ci sono anche tutti i libri che leggevano i proprietari, cioè è incredibile. Scusa, ti immagini se sono libri di medicina, visto che ogni volta che tu vieni c'è qualcosa inerente alla medicina? No, ma sembra il tipo di storia. E ti giuro, ho meno paura di uno che mi corre addosso. Cioè se venisse adesso uno qua e mi dice vi ammazzo, cioè io ho meno paura di quello. Meno male che non sei rash. Ma che figata anche di qua. Ragazzi, ora bisogna superare qua dove c'è il ragno. E giustamente c'è un po' di paura generale perché è veramente grosso. Qui c'è un po' di panico. C'è un po' di ragazzi, panico. Ma se ci morde finiamo la giornata in ospedale. Sì, sì, sì. E non è tanto se ci morde, Kuzu. Ma se ci prende a pugni. Kuzu, guardate, super nonchalance. Tanto il medico sa come ripararsi. E ora tocca a Beppe. Raga, c'ho un'ansia. Poi continua a muoversi. Che schifo. Poi è pieno, cioè non le vedete, ma è pieno di ragnatele lì e sono sue. Si aspettavo, perché sono talmente spesse che ti tengono... No, minchia me, non ce la faccio. No. Va bene, facciamo al volo noi questa. Cioè, mi sta venendo subito il vomito. Se lo devi fare, però avvisami che ti vengo subito. Oggi mi ha superato l'ansia, cioè a questo livello non ci ero mai arrivato. Intanto raggiungiamo Kuzu che è dentro questa bellissima sala. Oh mio Dio, ma sono dei computer questi. Wow.
Tra l'altro un vecchio tubo catodico, veramente una roba enorme. Assurdo, cioè guarda qua. Come si chiama? Turbo Power HDisk. Bellissimo, cioè tra l'altro anche ben conservato. Questo Kusu, mi piace credere che se lo attacchiamo si accende. Se accende probabilmente funziona molto più velocemente del mio computer. No ragazzi, abbiamo appena notato queste foto. Ma che figata. Ma che cavolo sarà successo? Guardate anche questa, magari era la figlia, era la moglie, lei da giovane. Bellissimo, bellissimo. E questa probabilmente è la casa da fuori, ovviamente oggi riconoscibile. Può essere il retro, dici? Sì. Perché comunque i finestrini non li vedi o ne ho messi dopo? Cioè, non ne ho idea. Vediamo il bet di iscrizione a che cosa? Per l'assicurazione contro le malattie. Oh, ti giuro che sei medico, rido tantissimo. C'è un anno? Del 55. Del 55. Ha più anni di mio padre questo libretto. Lui praticamente l'ha fatto del 36, quindi aveva 19 anni. Vado. 19 anni nel 1955. Quanto fa impressione dirlo così? È allucinante vedere poi questo. Cioè capire anche che dice se il territorio è fuori provincia, quindi lui in realtà stava qui, ma lavorava probabilmente a Varese. Boh. Assurdo. Ci sono foto? Vediamo. No, che bella, sono sempre loro due, ancora più anziani rispetto alla foto che abbiamo trovato lì. Sì, sì. Sono loro, che bello. Guarda il naso di lei. Ma che bello, davvero, cioè, ti giuro, a me emoziona tantissimo trovare queste cose. Ovviamente ragazzi, perdonateci se ci stiamo soffermando tanto, ma è veramente bello quando si trovano dei documenti che appartenevano ai proprietari, a chi ha vissuto questo posto, siamo molto felici di questa cosa. Ora facciamo ancora un altro giro veloce, cerchiamo un po' di capire la storia, se riusciamo a trovarla. Vi mostreremo altre foto, se ci sono. Tra l'altro qui ce ne sono veramente un botto, qua dove ci sono tipo tutte le tele dei ragni, e c'è un ragno enorme, veramente gigante. Beppe, qua ci sono ragni che ti fanno cagare molto più addosso, fidati. E vediamole, vediamo. Cioè, qua è pieno di foto, che bello. Guardate, sono in bianco e nero alcune. Addirittura qua c'è tipo un'intervista giornalistica o un momento comunque filmato da una cinepresa seria. Questa invece, amici, è la casa dall'alto. Mamma mia, che roba, ma guardate, cos'era sta roba? Sembra tipo un laboratorio, cos'è? Non so, scientifico, una roba bellissima. Ma guardate qua. Ma Kusu, cioè questo qua è tipo stato alla NASA negli anni 60. Questo qua era un imprenditore. Questo era un imprenditore. Un ingegnere. Poi piace Beer Perfection, grandissimo. E poi, se volete, abbiamo un bellissimo calendario del 2005 dei carabinieri. Questo però ci dice che fino al 2005 questa casa qua era abitata. Sì, è perché abbiamo visto documenti del 2004-2005, quindi secondo me una ventina d'anni fa nel caso era ancora sì. Abitata. Ci sono altre foto, oh mio Dio, c'è anche una piscina in questa proprietà. No. È incredibile tutto, amici. Amavano il loro cane, gli hanno praticamente dedicato questo album, un intero rullino, ma bellissime, bellissime, ragazzi. Quanto è bello riuscire a trovare queste cose e pensare come vivevano all'interno di questi spazi. Ragazzi, ovviamente il desiderio è di soffermarci molto di più, ma adesso finiamo di fare giusto le ultime riprese e raggiungiamo Beppe. Una cosa che mi fa sempre impressione, amici, quando trovo la legna pronta per essere bruciata, cioè mi dà proprio l'idea che se ne sono andati per un motivo veramente grave e soprattutto di corsa. Assurdo, veramente bello. Questo sembrava di più un ufficio, tra l'altro bellissima la sedia su cui hanno messo queste foto. Ora, amici, aspettiamo il nostro Kusu perché vorrei riprendere qui dentro il bagnetto, però è tutto super buio, quindi mi vedo solamente io riflesso lì sul fondo, ma non vedo altro. Si accende da qua. E la mettiamo magari in un blu, ecco qua, bella bianca. Entriamo, Kusu. Dai ragazzi. Ci fai da... No, guarda, ci sono ancora i vestiti qui dentro. Guarda, apri. No, è bellissima sta cosa. Ma è pieno. È pieno, ragazzi. Ben conservati anche. No, guarda, è incredibile davvero. A me lascia sempre stupito quando si trovano vestiti. Prego. Allora, vediamo. Cerchiamo ovviamente di entrare. È piccolissimo, non c'era neanche la doccia. No, rotto non usare, ragazzi. C'era un cesso rotto, però molto carino, molto accogliente, tra l'altro. Anche se non aveva finestre né nulla. Niente, era giusto un bagno di servizio che era stracomodo, diciamo, in questo punto della casa. Kusu, torniamo da Beppe. Ti sta piacendo questa esplorazione, Kusu? Tantissimo, c'è tantissima roba da vedere, ragazzi. Un sacco di storia di questa famiglia, foto.
giornali, documenti. Sì, sì, Non vedo l'ora di vedere il piano di sopra. Andiamo subito. Adesso però dobbiamo vedere la cucina, dobbiamo sperare che il ragno si è un po' spostato, il ragno amici, qua sopra. Super Beppe. Vi giuro ragazzi, non vedo l'ora di salire, ma prima l'ho intravista entrando, voglio vedere la cucina che sembra già una figata pazzesca. Cioè, guardate che roba! No! Ma che cos'è? No! Wow! Ma stiamo scherzando? Wow! Ma è bellissima! Guarda veramente! Ma è bellissima! Ragazzi! Ma che cos'è? Quanto è grossa sta roba? Una cosa, guarda la data, del 2018. Marzo 2018. Cioè, fino a 4 anni fa venivano qua a portare la roba, quindi, però secondo me era già in questo stato di abbandono generale. Probabilmente, non lo so. Ma guarda che roba. Sembra un macchinario, cos'è? Guarda dietro, c'è una struttura enorme. È vero, è un macchinario. Però è nel camino. Secondo me... Ma allora, c'ha le palle per la pizza. Poteva essere che secondo me prima questa cosa qua, in generale questa stanza, fosse utilizzata per produrre qualcosa. Sì. Poi è stata comprata tutta e questa parte qua è stata cambiata a cucina. Però ovviamente sai, queste cose un po' più fighe, un po' più elaborate le han tenute. Ma io non ho mai visto una cucina del genere. Guarda la televisione, addirittura questo sembra menta, quella cosa lì. E questo super camino potentissimo che secondo me scaldava praticamente tutto. Bellissimo. E poi Beppe, cioè guarda che vetrata bella. Cioè quanta luce ti fa entrare una roba del genere. Voglio vedere di qua, ma qua continua. Ma è enorme questa cucina, ragazzi. Ma sono sconvolto. Assurdo. Questa era la dispensa dei vini, poi ve la facciamo vedere meglio. Ma no, ma ragazzi, ma... Matt? Oi? No, vieni a vedere sta porta. Cosa hai trovato? Ragazzi, vi giuro che sono al settimo cielo, cioè non ho mai visto una cucina così bella, forse a Villa del Plastico, però Beppe mi sta chiamando per una cosa. No, Matt, io sta roba non l'ho mai vista. Guarda questa porta. È la cantina di vini? È una cella frigorifera. No! Io non l'ho mai vista così grossa in una casa. Ma è bellissimo. C'è pure l'oblò per vedere la gente che chiude dentro. Adesso qua. Ma bellissimo. Vedi, è l'oblò. Sì. E puoi guardare il maggiordomo di Tomb Raider dentro. Se vuoi far vedere una roba fighissima. Vediamo. Questo è un attestato di iscrizione del loro cane. Gruppo Segugio. Ah, è il pedigree. Sì. Non l'avevo mai visto dal vivo un pedigree. Cioè, con non mi era mai capitato. Tutta la genealogia. Top. Tutta la genealogia di tutta la famiglia del cane. Ma bellissimo. Allucinante. Del 1972, 20 ottobre, ceduto il giorno. Pensa a te. Ragazzi, io sono felicissimo. Io. Sfondiamoci veramente di clip. Ma guardate anche fuori che cosa avevano. Cioè, c'era tutta la parte fuori bellissima. Proprio per whisky, ma geniale, gin, cognac, cioè per tutte le esigenze praticamente. Cos'è? Cos'è? Boh. Allora. Magari metti il ghiaccio. Secondo me sì. Sì, sì. Ha senso. Kuzu. No, allora questa nascondiamola finché noi siamo qui, perché non mi piace che ci siano armi in giro e la porta aperta ovviamente. Cioè tipo mettila lì dietro. Sì, proprio in fondo. Adesso amici voglio portarvi qui dentro con l'aiuto del buon Kuzu che ha il Godox, nostro potentissimo LED e faro in ogni situazione. Wow. Allora ovviamente ci sono un sacco di cacche di topo, cosa che è normalissima, ma guardate tutte le conserve che sono rimaste. Ma è pazzesco! Pannocchie, ma guarda te! Ma cioè, tenevano una marea di roba qui dentro, giustamente. Lì addirittura ci sono dei vecchi sambittero, crodini lì nascosti dietro. Allora, servono gli stuzzicadenti. Ma quanto è bello! Ma dove lo prendo oltretutto? Ma funziona, è elettrico e è tipo... Ok? Aspetta. No! Che carino!
No! È bellissimo! Ok, amici, adesso cercherò di mostrarvi, diciamo, il lato quello più buio di tutta la cucina, che è quello più interessante. Cioè, innanzitutto parliamo di questo forno che è bellissimo, con tutte le maioliche, è veramente incredibile. Guardate, tra l'altro, qua quanti fornelli avevano coperti dei giornali, e qua avevano giustamente tutto un lato che veniva scaldato con la legna direttamente. Qua ci facevi delle ottime polente. Cusu, qui abbiamo bisogno della luce. Arriva. Cusu, ormai faro. Cioè, ma vi rendete conto che questi avevano anche una fontanella in cucina quando entravano, perché entravano da lì. Qua invece, dobbiamo vedere. Wow. Cioè, qua è rimasto tutto davvero, amici. Tutto il pentolame, guarda anche la grattugia, cioè, questo cos'è tra l'altro? Grana rom, tipo caffè probabilmente, caffè. Oh mio Dio, adesso qua non lo apro, però praticamente tipo si è aperto qualcosa che ha ammuffito tutto quello che c'è dentro. Grande Beppe. Matt, ti vedo bello esaltato oggi. Oggi sono felicissimo, cioè queste sono le case che vorrei trovare sempre. Questa invece era una cassa panca un po' più alta, cioè poco panca, tanta cassa comunque. Avevano anche il video citofono. Qua c'era un frigo, è rimasto un po' di roba tra l'altro. Leggiamo una data di scadenza. Salsa di noci, sì, è toccare la roba qui dentro, vai Beppe. Aspetta che non ho i guanti. Vado io? Hai un guanto? Sì, ho i guanti io. Questa facciamo... qua è scaduta nel 2009. Ah, oh, ragazzi, questo qua mi sa che era pure allergico. Ma che cosa? Cos'era, tipo il diabete? No, c'è l'adrenalina, vuol dire che... L'adrenalina? Perché devi metterla in frigo? Madonna! Praticamente era allergico. Non avevamo mai trovato dell'adrenalina abbandonata. Ma che il caso che lui sappia queste robe, cioè io non l'avrei mai notato. Sì, no, no, sono d'accordo, è vero, è vero. Mi piaceva dell'adrenalina perché magari metti caso che avevano, anche perché magari sai, in questa zona c'è il bosco, ci sono comunque vespe, api. Ok. No, poveri, cioè essere allergico alle punture di insetto è tipo la cosa più fastidiosa della terra. Quindi se tu vai tipo in shock anafilattico, puoi prenderlo. Sì, è proprio una penna fatta apposta. Wow. Una corona di ferma. No, è vero, mi è diventata arancione praticamente. Esatto. Pazzesco. Oh, Matt, svelato. Ma eccolo qua il lavandino. Eccolo. Ma è bellissimo, ma in che materiale è fatto? È marmo? È granito, forse. Granito, sì. Perché mi stavo chiedendo, c'è una cucina così grossa, non ha un lavandino? E c'era solo quello lì all'angolo. Ho detto, ma... Com'è possibile? Cottura, guardate qua, cioè qua c'è proprio l'acqua. Abbiamo questo frullatore bellissimo. Ma guardate anche in ottone tutte le tubature qua, tutti i rubinetti. Qua c'è la spugnetta. E qua mettevano tutti i piatti, tutti i bicchieri a scolare, giustamente. E qua sotto avevano... No, non c'hanno la lavatrice, la lavastoviglie. No, insomma, tipo dove metti tutti i prodotti. È incredibile comunque, ragazzi. È una cucina bellissima, bellissima. Oh, ma guarda qua. Qua? Che bestia. Oh. Guarda. Questo? Eh sì, questa è la ghiacciaia. Sì, ma è lunga 2 metri. E qua dentro, guarda, ci sono tutte le chiavi. Tutte. Wow. Sono chiavi di auto? Boh, adesso controllo. Alla faccia. Madonna mia, se è angusto sto punto. Che cosa c'è? Ragazzi, qua c'è tipo tutta un'altra... Ma l'altra parte. Sì, 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 sì. Guardate qua, amici, qua ci sono tutte le chiavi. Ragazzi, ma qua sta andando. Che cosa? Vieni. Sì, sì, sta andando. Ma chi è? Io non so se sentite il rumore, ma qua sta andando qualcosa.